Niccolò, assieme alla fidanzata Irene e i giovani valdarnesi, ieri sono stati testimoni oculari di quanto avvenuto a Barcellona. Erano arrivati in terra catalana da poche ore e sarebbero dovuti rimanere sino a mercoledì prossimo. Dopo quanto accaduto oggi, torneranno in Italia, ma le sensazioni di quello che è successo sulle Rambla li accompagnerà per sempre. E siamo riusciti telefonicamente a parlare proprio con Niccolò, in attesa di tornare in aeroporto. Sensazioni già oggi, ancora oggi è difficilissimo descrivere con chiarezza che è successo. Sono stati veramente, soprattutto gli attimi in cui si è visto venire giù questo furgone, noi si era lungo le Rambla, follia pura, paura, il cuore in gola e la preoccupazione per le persone accanto. Io ero con Irene e lo schifo nel vedere le persone, cioè bambini, cioè questa gente che veniva giù a tutto fuoco, la paura, il terrore del se sommettere alla folla, insomma è stato traumatico. E poi per fortuna siamo stati veramente veramente fortunati e svegli a entrare dentro questa fiera cinesca ad un negozio, e poi la fiera cinesca è stata tirata giù e è stata la nostra ancora di salvezza. Senti, eravate arrivati ieri, insomma, ora non è il caso nemmeno di dire vacanza rovinata, ma non ve la sentite di andare avanti, ovviamente, tornate subito a casa. No, si riparte subito, abbiamo avuto la fortuna, grazie ai nostri parenti a casa, di trovare un volo, ci hanno fatto loro tutto check-in online e noi si sta preparando proprio ora le valigie e si prende il primo taxi disponibile e si va all'aeroporto in attesa di volo. Cioè oggi pomeriggio però andiamo all'aeroporto perché siamo abbastanza scorsi, non ci piace stare insomma a giro per Barcellona. Si pensa all'aeroporto sia l'uomo più tranquillo e sicuro per stare oggi.